dato l'allarme, nel giro di pochi minuti, alle 21.35, le fiamme avevano già avvolto completamente il... Città della scienza non è fatta di mura, di attrezzature solo, anche quelle sono importanti, ma la cosa inalienabile è il sistema di competenze, è la squadra, è l'idea. Oggi è un giorno di lutto e di dolore. Un colpo durissimo, inferto secondo me alla città, al territorio. Ci andavo pochissime volte e quelle poche volte mi divertivo e mi imparavo cose nuove. Mi sentivo male, mi sentivo triste e abbattuta, cioè perché io da casa mia vedevo lo scheletro, non riuscivo proprio a guardare. Infatti quando ho scoperto che era città della scienza me ne sono entrata dentro perché non riuscivo a guardare che... Sono una scoperta, che ci sono tante cose che fino a mo' non abbiamo visto. Federica! La Fondazione IDIS è un'azienda no profit e al tempo stesso un collettivo intellettuale. Lavoriamo qui, dove sorgeva una fabbrica. Buon pomeriggio. Ilva si spegne l'alto forno. Una giornata storica. La Napoli del futuro dunque nasce alla presenza del Capo dello Stato. Oggi pomeriggio il presidente Scalfaro, dopo aver visitato l'ex acciaieria di Bagnoli, inaugurerà i saloni della Città della Scienza. Città della Scienza nasce a Napoli non per caso, perché qui sono più acuti i problemi che un uso distorto della scienza produce nella società. Città della Scienza, futuro remoto, un appuntamento davvero atteso. Sono qua, come avevo a suo tempo promesso, e vi dico che sarò ancora qua alla fine del prossimo anno, perché prendo per certa la scadenza che mi è stata indicata, che alla fine del prossimo anno sarà interamente completato questo Città della Scienza.
mi auguro anche appunto che torni ad essere una zona appunto che appunto con questa scelta diventa anche una zona da vivere meglio anche turisticamente. Io per ricostruire Città della Scienza metterei anche un mattone sopra l'altro, da solo, perché la voglio a tutti i costi. Spero che offrano dei soldi per ricostruirla. Ricostruiamo Città della Scienza! Questa è una battaglia che dobbiamo combattere. Noi vogliamo ricostruire i nostri sogni e i loro sogni. Ricostruiamo Città della Scienza. Chiediamo la ricostruzione immediata. Non ci siamo arresi. Città della Scienza è fatta di voi, è fatta di questo entusiasmo che abbiamo intorno. Chi ha fatto questo forse non poteva nemmeno pensare che si sarebbe scatenata un'armata pacifica e colorata come questa. E ha sottovalutato la forza delle idee.